Uè, ragazzi, e bentornati! Oggi parleremo del canto funebre. Mitraglietta black metal, il canto funebre, spara munizioni leggere in scariche da 9 colpi, infliggendo danno moderato e impatto pesante con rinculo medio. Questa pistola, completamente dimenticata da tutti, in quanto uscì nello shop settimanale di Salva il Mondo nello stesso giorno dell'introduzione delle armi mitiche, perciò un po' tutti si sono dimenticati di questa piccola introduzione, che a parer mio è una tra le mitragliette più divertenti da utilizzare. Ma innanzitutto leggiamo la sua perk particolare, è uguale per tutti. Ricaricare riduce di 12,5% la tua salute attuale. Al prossimo nemico colpito infliggi da 29 a 132 di danno base a seconda della tua percentuale di salute mancante in un raggio di 0,75 unità. Quindi, come tutte le armi del set black metal, anch'essa potrà essere percata con aggiungere fino a 80% di danni bonus in base alla percentuale della tua salute mancante. Inutile dirvi che oltre questo potrete combinare molti setup di eroi, molti eroi che vi vanno a incrementare le statistiche in base alla percentuale di salute mancante, ma una nota negativa di questo canto funebre è la non possibilità di poterlo settare energia, ma solamente di fuoco, come tutto il set black metal del resto. Questa mitraglietta ho deciso di tenerla in fisico perché mi trovo veramente bene a sparare a Taker, Occhi Belli, Smasher. Ok, che gli Smasher possono spawnare anche elementali, ma per ora i Taker e i Mostri della Nebbia no. Però purtroppo dovete considerare che tutte le allerte, tutte le missioni 4 giocatori hanno comunque sempre un elemento, quindi probabilmente anche settarla di fuoco è un'ottima scelta se siete consapevoli del fatto che andrete a utilizzarla solo contro i nemici di tipo natura. Ma per usarla in un modo più generico, ovviamente fisico è la scelta migliore. Comunque, mitraglietta davvero interessante e davvero divertente, paragonata da molti utenti allo schioppo, perché appunto spara a raffiche di 9 colpi, raga. E avendo una dimensione del caricatore da 36 colpi, faremo in tempo a sparare 4 raffiche da 9 colpi, appunto. In sé la ricarica di quest'arma anch'essa molto veloce, 1,8 secondi, e fortunatamente utilizza le munizioni leggere, visto che al giorno d'oggi sappiamo quanto costa craftarsi le celle energetiche, costa usare lanciarazzi, tornano di moda i proiettili piccoli. Comunque, il vantaggio di questa mitraglietta, se posso permettermi di dirlo, è appunto utilizzarla con uno straniero. Avendo tanta mobilità con lo straniero, usando la traslazione fasica, bussando gli attacchi, comunque coi vapor eccetera eccetera, questa pistola risulta veramente OP. Con la probabilità del colpo critico purtroppo solo del 38%, mi sono sentito ovviamente di utilizzarla con la perk dei rifroccheggianti. E sì, raga, se mettete i rifroccheggianti come bonus squadra, qualora voi otteniate le kill per appunto ottenere il vantaggio, oppure vi mangiate il wafer, andrete a recuperare la vita. Ma ciò sarà solo favorevole, perché con quest'arma vi ritroverete veramente sempre senza vita, in quanto ricaricherete sempre, continuerete a spammare gli attacchi, magari non finirete neanche il caricatore prima di ricaricare, eccetera eccetera. Comunque, sapete, girare in zone endgame con poca vita e solo lo scudo, diciamo che non è molto favorevole. Comunque, questa pistola molto divertente, mi piace un sacco, purtroppo dimenticata da tutti perché appunto aggiunta nello stesso giorno delle armi mitiche, ma secondo me merita anch'essa l'attenzione di tutti. Comunque, per questo video ho utilizzato un paio di build differenti, sempre con Beetle Jazz e sempre con il vantaggio dei rifroccheggianti, quindi aumenta anche il livello critico di 160 con un effetto che decresce nell'arco di 8 secondi e cura 73 di salute base. Per attivarlo mi richiede due eroi da paura, quindi Buffer e Ritmo di Battaglia, che rispettivamente raccogliere oggetti di metallo e eliminare 10 nemici in 9 secondi mi conferiranno Rifroccheggiante, che oltre al totalmente rock del vantaggio squadra mi incrementeranno i danni del 50% e la mia velocità di attacco da mischia, che in questo caso non mi serve, del 32%. Poi colpo della cintola, aumentiamo i danni delle pistole del 17%, ci ho buttato dentro Calamity, quindi aumento il danno della pistola del 20% e l'impatto del 25% per i primi 6 colpi nel caricatore, anche se comunque questa perk potrete sostituirla, pare il mio, nel senso che è meglio mettere una perk su ricarica, quanto visto, in quanto sì, magari molte volte l'impatto può essere utile, ma non più di tanto, nel senso che su una pistola che ha più o meno 40 colpi e metterci una perk che funziona solo per i primi 6 colpi nel caricatore, quindi in questo caso solo per la prima raffica ma non tutta, beh, capite che si potrebbe puntare un pochino più in alto. E poi la novità per questo video: aumentiamo i danni contro i mostri della nebbia fino al 42% in base alla tua percentuale di salute mancante. Quindi per questo video sono andato a sostituire
possibile delizia ultraterrena con appunto lo straniero che dopo la traslazione fasica aumenta i danni delle pistole. E questo è quanto, raga. Come avrete notato dal video, comunque io sono praticamente sempre a ricaricare questa pistola, nel senso che essa spara molto veloce, è soddisfacente da usare. Quando entrano i critici comunque fa male, una sorta di mini schioppo possiamo appunto definirlo. Quindi da quest'arma vorreste sempre di più, nel senso che spari sempre più veloce, nel senso che aumenti la cadenza di tiro eccetera eccetera. Potrebbe risultare più favorevole anche una build del genere. Io per oggi però non posso fare altro che salutarvi. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video lasciate solo un bel pollicione in su. Noi ricordate che ci vediamo domani. Bella bella! Thank you.